Torniamo all'incipit e all'occasione. Secondo lei, Cesare Salvi, c'è il pericolo che la strada del riconoscimento di forme diverse di famiglia porti anche al riconoscimento della poligamia? Ci può essere, perché se il relativismo viene portato alle sue estreme conseguenze, si potrebbe arrivare anche a questa conclusione, che del resto c'è un filone dell'antropologia culturale che ha sempre sostenuto di famiglia, ce ne sono tante, non c'è un solo modello di famiglia. Sarebbe però profondamente sbagliato, ho letto di recente un ponderoso studio di un filosofo del diritto, Luigi Ferraioli, che è di sinistra, che rispetto a questo tema, che per la sinistra è delicato perché si vogliono anche rispettare culture altrui, dice: assumiamo come asse la tutela del più debole. Cioè la donna. E nelle società in Italia forse, ma nelle e società islamiche certamente la donna, quindi sarebbe sbagliato da questo punto di vista avere cedimenti su questa questione. E il figlio, diceva Buttiglia, vi prego di essere brevi in questa parte domanda. Ancora più debole della donna è il bambino. Vietare la poligamia però in fondo è vietare i diritti etnici e religiosi delle minoranze. Davvero? È una delle teorie che è espressa in questa delicata analisi da parte di alcuni membri della sinistra. Allora, intendiamoci, c'è la libertà anche di opprimere il più debole? Qual è l'idea di libertà che abbiamo? La solidarietà, il rispetto della dignità dell'altro è un limite necessario per la libertà? Perché se c'è la libertà di opprimere il più debole, allora va bene. Perché una moglie sola? Anche due, anche tre, anche quattro. Ma allora perché vietare le mutilazioni genitali femminili? Ma allora negare il diritto assoluto dei genitori sui figli di farne quello che vogliono? In fondo sono loro. Se invece partiamo dall'idea che c'è il rispetto della dignità della persona umana, dobbiamo domandarci, ma è rispetto alla dignità della donna la poligamia? Professor Salvi, lo Stato da buon notaio deve prendere atto soltanto di ciò che già esiste come costume nel paese? No, questo è un punto naturalmente delicatissimo, perché noi dobbiamo stare a metà fra lo Stato liberale, che rispetta le libertà di tutti, e lo Stato etico, che vuole imporre un punto di vista. Però appunto si deve trovare una ragionevole via di mezzo, non si può eccedere nessun versante né sull'altro, quindi io non credo affatto che ci debba essere siccome accade è giusto, non è una formula che mi piace. Spariglio l'ordine delle domande e per legarmi a quello che diceva, lo Stato neutrale e assolutamente laico non può esistere, perché il diritto di qualunque paese europeo ingloba dei valori, la famosa discussione sull'obbligo delle cinture di sicurezza, no? Che è l'esempio più banale. Punto delicato dell'Europa è questo, soprattutto in un campo come questo del diritto di famiglia. Noi abbiamo situazioni legislative, stiamo solo all'Europa occidentale proprio per parlare dei paesi più vicini fra loro, diversissime fra di loro, perché abbiamo alcuni paesi che riconoscono il matrimonio omosessuale esattamente parificato al matrimonio fra uomo e donna, la Spagna o l'Olanda, abbiamo paesi che hanno soluzioni intermedie, come i Pax francesi, abbiamo paesi che non hanno nessuna normativa organica di quadro a questo riguardo, come l'Italia. Questo certamente è un problema, ma è altrettanto certo che, come deve essere la famiglia in Italia, si deve decidere in Italia sulla base della Costituzione italiana e con procedure democratiche, non può essere imposto da una pretesa di uniformità che venga da fuori. Infatti, Presidente Buttigliano, l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa a non riconoscere le famiglie di fatto, perché è rigida su un'idea espressa anche dalla nostra Costituzione, su un'idea di famiglia superata che non tiene conto della realtà. Non lo so, cos'è la realtà? Perché non esiste una realtà fissa, la realtà è sempre in movimento. Il problema che noi dobbiamo porci è che la legislazione deve rispettare la realtà, ma deve anche indicare a questa realtà una direzione di movimento. Deve scegliere fra le tante direzioni di movimento che fermentano nella realtà quelle che sono più consapevoli alla Costituzione italiana, ai valori, alla essenza stessa della nostra cultura nazionale. E questo è il compito della politica. Non si può dire bisogna adattarsi alla realtà. La realtà bisogna prima leggerla. E il problema è qual è il problema fondamentale. Penso che noi dobbiamo regolamentare i diritti delle coppie omosessuali, anche non omosessuali, che comunque vivono fuori del matrimonio. Ma il problema vero è qual è il modello che indichiamo? Ai giovani cosa diciamo? Sposatevi o non sposatevi?
I Didorè vanno in questa direzione, secondo lei? Preferisco non parlarne. Credo che di questo dovremo parlare quando saranno maturate le condizioni per poterne parlare. Adesso su questo tema dei diritti abbiamo già troppa carne al fuoco, cerchiamo di risolvere i problemi attuali adesso e poi studieremo anche questi che però non vanno liquidati frettolosamente. Che ne pensa, professor Salvi? Pensa che non destino più nessun interesse, che siano accantonati questi temi? Sì, poi in Italia c'è un anno che sembra tutto importante. Non possono, a mio avviso, non possono essere accantonati perché il problema esiste nella realtà sociale, non si può non vedere. Io penso che chi crede nella famiglia fondata sul matrimonio, di cui parla la Costituzione, intanto se uno ci crede o no si vede da come vive innanzitutto e dai modelli che trasmette. Credo anche che chi pensi che questo sia un valore positivo, con i sacrifici che comporta, chissà come me che da 30 anni, diciamo, i sacrifici, insomma, si riducono libertà di scelta. Gioie diciamo. E dolori, insomma. Gioie e dolori, però, insomma, si deve... ci sono altre forme, questo valore emerge di più. Se diventa una specie di costrizione giuridica e sociale, o ti sposi o niente, io credo che il valore sociale della famiglia fondata sul matrimonio si riduca la libertà di scelta e si rischia professore, anche di ridurlo. Professore, in questa Europa è prioritario quello che diceva Buttiglione, il modello casomai è l'opposto a quello che viene proposto, no? Quella famiglia è un modello retro per l'Europa. Parliamo dell'ordinamento giuridico. Non per tutta l'Europa. Io credo che... In Irlanda ancora. Un ordinamento giuridico che sulla base di una gerarchia che c'è nella Costituzione, però preveda anche altre forme di relazione, nella società moderna forse è quello che consente di far valere di più il valore della famiglia nella realtà sociale, non imposto da ordinamenti giuridici o da obblighi sociali che del resto ormai non ci sono quasi più, non so se per fortuna o a torto. Vi faccio correre, abbiate pazienza, ma voglio cambiare argomento solo apparentemente, l'ho già detto prima. Casini ha detto: il tentativo di denigrazione e delegittimazione del Papa è preoccupante perché parte di una strategia per negare le radici cristiane all'Europa, ha parlato addirittura di una manina di qualche massoneria internazionale. Commento. Beh, che ci sia un anticristianesimo rampante in Europa mi pare una cosa evidente e difficile da negare. Che ci sia un Parlamento europeo che invece di occuparsi dei suoi compiti, che sono tanti e importanti, si occupa di cose che non rientrano nella sua competenza e che fa mozioni offensive verso la Chiesa Cattolica invece di passare il tempo a lavorare al servizio dei cittadini, questa è una cosa altrettanto evidente. Che ci sia una voglia di non capire, e io dubito che possa essere solo stupidità, ho il sospetto che ci sia anche della malafede. Questo è altrettanto vero. Posso dire, cosa ha detto il Papa? Ha detto... Ci arriviamo. Su questa premessa, professor Salvi, una risposta, un perché a questi attacchi così virulenti, come diceva Buttiglione, che ricordiamo arrivano dai burocrati al Fondo Monetario Internazionale, ai media anche più paludati, in un continente che ha fatto un obbligo del rispetto delle diverse fedi. Ha colpito questo, insomma, la durezza delle reazioni immediate, non so darmi una risposta, per esempio da parte della destra francese o da istituzioni internazionali, mentre ci sono legittimamente posizioni libertarie come quelle del governo spagnolo in cui diciamo, c'è una continuità, non so dare una risposta, forse se posso permettermi non di giudicare, ci mancherebbe altro, ma in questo mondo dei mass media, delle comunicazioni di massa, e forse cercare di spiegare bene in poche frasi, perché è stato un po' un impatto, perché se si arriva in un continente così terrificante di miserie, di schiavitù, di guerre civili, eccetera, è sembrato che il problema principale fosse questo. Mi permetto di giudicare perché solo umane vite, tutte queste cose. Ma di ragionare, eccetera. Sì. Però di ragionare sì, perché viviamo in un mondo mediatico e insomma Pontefice è un protagonista, e voglia o meno, di questo mondo mediatico. Allora, come disse lui stesso sull'altra storia, forse stare attenti a come si spiegano le cose in questo mondo mediatico. Questo credo che sia un'osservazione corretta, ma che cosa ha detto di così strano, per riprendere quello che voleva dire prima?